Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pianeta Wisp. Parleremo anche questa sera di calcio, però non solo, perché ci sono altri eventi che segue il comitato Wisp provinciale di Terni che vale la pena che vengano citati. Vi vado subito a presentare gli ospiti. Questa sera abbiamo come ospite la società di calcio a 7 del comitato provinciale Wisp Lupostaccio. Comunque accanto a me c'è il presidente del comitato provinciale Wisp di Terni, Giuliano Todisco. Buonasera. Buonasera. Accanto a lui c'è Marco Lucarelli, capitano nonché bomber de Lupostaccio. Buonasera. Vicino a lui c'è Simone Bernardi, il presidente del Lupostaccio. Buonasera. E poi c'è Francesco Allegretti, direttivo del Comitato Provinciale Wisp di Terni. Buonasera Buonasera a tutti. Ciao Giacomo. a tutti gli ospiti. Allora, iniziamo con Giuliano Todisco. Fervono i preparativi presidenti per la maratonina di Pasqua. Siamo arrivati alla 22ª edizione di questa maratonina di Pasqua che naturalmente va presso alla Pasqua, quest'anno la facciamo una settimana prima. La partenza è da via Bartocci, partenza e arrivo da via Bartocci, in località Sabbione. Il percorso è abbastanza piatto. Quindi ognuno può fare il tempo e magari misurarlo con quello dell'anno precedente. La corsa ha pochi cambi di direzione, molti rettilinei, quindi il tempo si può fare favorevolmente. Naturalmente per tutti i partecipanti non poteva essere altrimenti, daremo un uovo di Pasqua a tutti quanti e le premiazioni sono praticamente per i primi tre uomini, prime tre donne e primi 10 di categoria, le categorie sono 12. Piatto, intervengo, posso intervenire Come era Giacomo? Allora no, dicevo assolutamente. piatto, Giuliano significa, spieghiamolo un attimo perché sennò magari, anche se è facilmente intuibile, perché sennò uno potrebbe pensare monotono, piatto vuol dire praticamente che non ci sono altimetrie, se lo vuoi, E nel gergo nel gergo nostro appunto dei podistico. podisti, più piatto è, meglio è che non ci siano salite, lì non ci sta nemmeno un cavalcavia, quindi è Quindi un percorso abbastanza sì, fruibile. Quindi, fruibile, adatto anche per sì, fare adatto i perché migliori oggi, tempi personali, sì, diciamo oggi che. i podisti vanno con la satellitare al polso, quindi controllano tutto, se l'hai misurato bene, se il tempo insomma è quello giusto, eccetera, eccetera. Tanto per ricordare, appunto, si svolgerà ovviamente a Terni, specifichiamo, ma tanto era abbastanza scontato, e non sarà nelle vie centrali della città, ma come giustamente dicevi tu, Sì, nella zona praticamente possiamo dire l'industriale Sabbione che la domenica è abbastanza tranquilla. con ritrovo in via Bartocci alle. Alle 8:30, la partenza è alle ore 10. Perfetto. Bene, dopo questa parentesi sulla maratonina, allora ricoinvolgo Francesco Allegretti. Se io ti chiedessi di presentare la società del Lupostaccio che partecipa al calcio a 7, cosa mi diresti? Allora, domanda difficilissima, non ti eri mai espresso a vabbè. questi livelli. Oggi che siamo addirittura in quattro in trasmissione, ovviamente mi dovevi mettere in difficoltà, ma sono estremamente contento che oggi abbiamo come ospite questa associazione, questa società che partecipa al campionato a 7 Wisp e partecipa, devo dire, poi dopo vedremo come al solito. Risultati e classifiche, partecipa anche in maniera molto competitiva perché hanno allestito una squadra che, dicevamo prima con il presidente, che poi dopo qui dopo presenterei, anzi già l'hai presentato, comunque dopo ci parleremo anche nello specifico, una quindicina di elementi, se non erro. Che assiduamente durante tutta la stagione prendono parte, insomma, alle partite, quindi già un discreto numero. Avrete anche difficoltà a fare la formazione, a mettere qualcuno fuori, visto che siete così ben forniti e comunque a parte le battute siete anche molto competitivi perché mi sembra che la classifica vi sorride, no? Sì, da un certo punto di vista sì, stiamo lottando per i primi posti.
un elemento di pregio, perché negli altri campionati, questo per noi è il quarto anno, la quarta partecipazione, e negli altri anni non abbiamo mai ottenuto risultati di questo tipo, cioè abbiamo al massimo insomma, un settimo posto come record, come storico, palmarès. Come palmarès. Quest'anno invece sembra dall'inizio insomma essere un'annata un pochino più fortunata, anche grazie agli innesti fatti nel corso degli anni, non solo quest'anno ma già da qualche anno che ogni stagione andiamo a lavorare sul miglioramento della rosa, miglioramento che ovviamente viene valutato dal mister e dagli altri elementi della rosa. Mister, vogliamo ricordarlo. Mister Matteo Ricciutelli, che quest'anno è la sua prima stagione da allenatore, e sembra quest'anno insomma aver trovato la quadra di un gruppo che comunque è di base un gruppo d'amici. Fondamentalmente noi partiamo con lo spirito, partiamo 4 anni fa dall'esperienza del calcio a 11, sempre WISP, un gruppo di ragazzi insomma, che ha iniziato a giocare a 7 con la squadra del Postaccio, e piano piano, di anno in anno, si è evoluta fino a raggiungere insomma livelli di quest'anno. Poi ovviamente il campionato ancora è lungo, abbiamo ancora tutto da dimostrare, e alla fine insomma quel che sarà sarà, non sarà importante quale risultato, ma sarà importante mantenere lo stesso gruppo che per il momento ci sta dando tante soddisfazioni. Ecco, Presidente, mi dicevi prima a telecamere spente una delle vostre regole. Sì. Passativamente dopo la partita tutti a cena. Assolutamente, sì. Ovviamente, fatti salvi impegni familiari, problemi lavorativi, insomma, il gruppo si riunisce subito dopo la partita a cena e si parla, si ride un po' della partita, si scherza un po' di quello che è stato, insomma, l'andamento della squadra, di alcuni giocatori, insomma, il bersaglio preferito è come sempre il capitano Lucarelli, insomma, ormai capire, che è qui presente da vecchia data e dal primo. Avete anche una sede che si presta, diciamo, sì. Diciamo alla goliardia, allo stare insieme, e che poi anche insomma il nome della squadra. L'abbiamo già detto più volte, Lupo Staccio, e il mestiere a Giacomo Papini. Volevo anche sentire qualcosa da Lucarelli, che ci racconti di questa stagione. Beh, diciamo che quest'anno siamo partiti molto bene, e in primis, come dicevo prima, a telecamere spente, lo spirito principale è che siamo un gruppo di amici. Per prima cosa, e cerchiamo di praticamente creare uno spirito che, come dicevo prima, o che si vinca o che si perda, comunque andiamo sempre a cena al Presidente. Sì. Diciamo. E niente, però io sono 4 anni che sono lì e diciamo. Sì. Una sì, è uno dei più anziani, ecco. Una sì, sì. E la tua esperienza quest'anno com'è? La mia esperienza, diciamo, cerco di mettere a disposizione la mia esperienza, perché diciamo sono anni che faccio questi campionati e spero di riuscirci, non lo so. Ancora sembra mantenere gli standard dell'anno scorso. L'anno scorso ha fatto 42 gol, insomma, quindi è un risultato molto importante per lui. No? Non aveva mai fatti 42 gol, no. Insomma, fatti l'anno scorso. Il primo anno, quest'anno sembra insomma essere in linea, quindi vediamo. Vediamo, poi è importante insomma, ecco, la squadra in generale. Beh. Direi alla regia di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato come Sporterni relativamente alla partita del Lupo Staccio che abbiamo seguito nello scorso mese di febbraio, Lupo Staccio contro Real Eagles. Prego. Vittoria di misura per 5-4 del Postaccio sulla Real Eagles nella prima giornata del campionato di calcio a 7 WISP Serie A. Una partita bella, avvincente, in cui c'è stato un dominio a tratti delle due squadre.
Primi minuti favorevoli agli ospiti, che però non sono stati bravi a capitalizzare le occasioni create. Poi è salita in cattedra la squadra di Ricciutelli, che ha calato un poker micidiale. La reazione della Real Eagles c'è stata, ma non è bastata a riequilibrare le sorti dell'incontro. Nel primo tempo, al terzo, ospiti vicino al gol. Meloni serve Mari, che a tu per tu con Renzi manda la palla sul palo esterno. Poi, tre minuti dopo, diagonale di Minutillo, risponde il portiere locale. E al tredicesimo, ancora Mari, spreca una buona occasione. Al sedicesimo, i padroni di casa passano con una pregevole azione. Marco Ricciutelli ruba palla e serve Testarella, che smarca al centro dell'area Drame, il quale con un preciso tiro fa secco Giacobini. Al diciottesimo, Postaccio ancora fa bis, punizione chirurgica di Marco Ricciutelli che firma il 2-0. Lo show del team di Matteo Ricciutelli non finisce qui. Al 22esimo, il diagonale di Daniele Massarelli vale il 3-0. E poi, al 26esimo, Testarella fa poker con un gran tiro. Nel finale, spazio al gol della bandiera ospite, assist di Parumbo per Morbidi e 4-1. Nella ripresa, Real Eagles sugli scudi, alla ricerca del pari. Al quarto, Renzi interviene su Meloni. Il duello si ripete all'11esimo, ma al 12esimo, su azione di calcio d'angolo, Meloni fa centro, segnando il 4-2. Al 17esimo, la Real Eagles segna il tris con un'azione personale di Minutillo che con un rasoterra centra l'angolino. La squadra di Tosone ha una buona occasione con Alessandro Palumbo di testa per pareggiare, ma non c'entra la porta. E così al 22esimo Andrielli serve Daniele Massarelli che firma il 5-3. Il Postaccio ha l'occasione buona per andare sul 6-3, ma Lucarelli al 28esimo centra il palo. La Real Eagles le prova tutte per riaprire di nuovo i giochi. In pieno recupero, gran tiro di Riccardo Palumbo corretto in rete da Meloni, ma questo gol vale soltanto per il 5-4 finale in favore degli uomini di Ricciutelli. Ora spazio alle interviste con i due allenatori. Vittoria per 5-4 contro il Real Eagles, partita equilibrata, voi secondo me siete stati bravi nei momenti chiave della partita. Sì, abbiamo avuto un inizio difficile, noi siamo riusciti a fare il nostro gioco, dopo siamo riusciti ad andare in vantaggio di 4 gol, poi la partita si è fatta un pochino più dura e abbiamo subito qualcosa quando ci sono calati un pochino i ritmi da parte nostra. Parlando del girone d'andata, primo posto, che cosa vi aspetta? Hai iniziato nella maniera giusta questa Serie A? Sì, l'importante è iniziare con una vittoria per far vedere che ci siamo anche nella Serie A. Sicuramente non sarà facile come lo è stato nel primo girone. Puntate a vincerlo questo campionato? Sì, ci sono diverse squadre che punteranno a vincerlo. Noi cercheremo di stare lì davanti a lottare per i posti che contano. Voi siete partiti molto bene, nel senso che avete avuto diverse occasioni, poi il Postaccio ha segnato e poi ha fatto diversi gol. Nella ripresa siete entrati con il piglio giusto, avete provato a recuperarla e non ci siete riusciti, è nato questo 5-4. Puoi commentare questa partita? Secondo te l'analisi che ho fatto io è giusta? Sì, è giusta, in effetti siamo partiti molto bene. I primi 10 minuti, il primo quarto d'ora abbiamo avuto noi semmai le occasioni migliori. Poi però il Postaccio è venuto fuori e ci ha messo abbastanza le corde. Il secondo tempo siamo riusciti a recuperare anche il risultato fino a un gol di svantaggio. Poi però chiaramente anche la condizione fisica nostra non era ottimale e quindi il risultato può essere anche giusto. Un gol di scarto contro il Postaccio che è arrivato primo durante la fase iniziale ci può stare. Per quanto riguarda questa Serie A, che ruolo pensi potete recitare? Ma io penso che noi fra le prime 8 che disponano questa Serie A possiamo arrivare tranquillamente, diciamo, a metà. Noi abbiamo le caratteristiche, le capacità per arrivare a metà senz'altro. E stasera, non per giustificare la squadra, ma mancavano 2-3 elementi che secondo me possono anche fare la differenza, però questo ci sta nell'arco del campionato. Comunque, secondo me, possiamo tranquillamente arrivare a metà della fase finale. Bene, eccoci tornati in studio. Allora, presidente del Postaccio, parliamo di questo girone d'andata. L'abbiamo sottolineato, bisogna farvi i complimenti perché soprattutto, cioè, i numeri parlano chiari, 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi siete andati alla grande. Sì, è stato un girone d'andata importante perché comunque sia
non ce l'aspettavamo neanche noi. Poi pian piano il gruppo ha preso forma un livello di gioco abbastanza alto, anche l'esperienza della squadra, insomma, è molto importante sottolineare il fatto che al quarto anno riesci poi ad avere anche un modo di giocare, insomma, perché chi viene dal calcio a 11 non sempre si abitua al calcio a 7 con facilità, perché è proprio un'altra tipologia di sport, un altro tipo di interpretare, un altro modo di interpretare il calcio. E piano piano, però, insomma, al quarto anno siamo arrivati a trovare una quadra, quindi non ci aspettavamo sinceramente un giro nell'andata così. Abbiamo una rosa che ci permette, nonostante molte assenze, di avere sempre una squadra competitiva, cosa che magari non sempre è facile, insomma, e quindi sicuramente questo ha influito molto sulle prestazioni del giro dell'andata, ecco. Ti faccio un'ulteriore domanda a quello che dicevi. Può essere questa, diciamo, la motivazione giusta per far meglio nel girone di ritorno? Cioè, nel senso, siete stati primi assoluti senza dubbio e senza inganno, tra virgolette, nel girone d'andata, e i numeri parlano chiara. Adesso il girone di ritorno? Cioè, se è la Serie A? Allora, il girone di ritorno è sicuramente molto più difficile, perché comunque abbiamo già fatto diverse partite in questa Serie A e effettivamente è molto livellato, quindi si possono vincere e perdere punti con tutte le squadre del lotto della Serie A, perché effettivamente sono tutte squadre di buon livello. Abbiamo solo effettivamente da perdere da questa Serie A, perché insomma riuscire a mantenere gli standard del girone d'andata è abbastanza difficile, insomma, sarà abbastanza complesso. Ci stiamo provando e al momento ci stiamo riuscendo. Sicuramente è uno stimolo forte dimostrare nel girone della Serie A di riuscire a ottenere gli stessi risultati che sono stati fatti nella prima fase del campionato. Bene, a questo punto ne abbiamo parlato, direi di affrontare il tema della Serie A e della Serie B del calcio a 7 vedendo i risultati dell'ultima giornata. Prego la regia di assistermi. Serie A, quinta giornata, Real Eagles Ponte San Lorenzo 2-8, Avigliano Galaxy Psycho Team 5-5, Postaccio Elettrodomestici Salvati Piero 7-5 e ASD Campomaggio Bar Manhattan 10-4. Per una classifica che vede in testa Postaccio, Ponte San Lorenzo e Campomaggio a 9 punti, Elettrodomestici Salvati Piero, Bar Manhattan e Real Eagles 3 punti, Psycho Team e Avigliano Galaxy 1 punto. Direi di vederci a questo punto anche la Serie B con i risultati. Fema e Mulino 4-10, Osteria della Cuccagna con l'estate cascata 3-5, Pizzeria Camelot SD Capitone 6-2 e CSV 17 PM Paladiforno 2-13. Per una classifica che vede in testa PM Paladiforno 12, Pizzeria Camelot 10, S Capitone e Osteria della Cuccagna 4, SD Capitone e Osteria della Cuccagna 6, il Mulino 4, FEM con l'estate cascata 3, CSV 17 0. Marco Lucarelli, siete a punteggio pieno, commentami questa Serie A, secondo te com'è il livello e quali sono le avversarie più agguerrite? Beh, diciamo, rispetto alla prima fase, come diceva il Presidente, adesso siamo entrati in una fase che è più equilibrato il discorso, cioè tutte le partite sono tirate allo stesso modo e quindi non esistono, se mai prima potessero esistere, partite facili, diciamo. E tanto è vero che anche la classifica lo dice, diciamo, da quello che emerge dalla classifica si vede che è una lotta per il momento a tre. Lunedì avremo lo scontro diretto con il Ponte San Lorenzo e quindi, però comunque il livello si è alzato molto, è molto equilibrato, cioè sono partite tutte difficili. È difficile fare il risultato, comunque ripetersi non è facile, come diceva il Presidente prima, perché comunque venendo da 13 vittorie fare peggio si fa subito, fare meglio è difficile, diciamo, ecco. Beh, Francesco Allegretti, ti chiedo anche a te un commento sui risultati e sulle classifiche della Serie A e della Serie B a questo punto. Ma sulla Serie A pare delinearsi con una certa chiarezza, anche se poi dopo, per carità,
potremmo essere smentiti, una lotta a tre tra Lupostaccio, SD Campomaggio e Ponte San Lorenzo, che in effetti comunque, anche vista tutta la fase iniziale del campionato, quella che abbiamo definito prima fase, sembravano le squadre più attrezzate per contendersi poi fino in fondo la vittoria finale. Diciamo che sicuramente non a caso quindi si è passati a questa seconda fase scegliendo quelle che poi erano state le squadre meglio classificate. Naturale, come diceva Lucarelli, che le partite sono più tirate, i risultati sono più in bilico, non c'è più quasi mai niente di scontato, cosa che invece, a proposito della domanda che mi hai fatto di commentare anche la cosiddetta Serie B, lo vediamo anche dai risultati, qualcosa ancora, no? Deve essere tra virgolette livellato, nella misura in cui ci sono magari formazioni che anche nel corso di questa seconda fase fanno fatica ad emergere, però è anche vero che dipende sempre, l'abbiamo detto più volte durante questa stagione anche televisiva, che dipende anche molto dalla serata, dipende anche molto dai calciatori che hanno preso parte alla serata stessa, perché non ce lo scordiamo, sono ragazzi che lavorano e che hanno famiglia, altri impegni, e che quindi magari una sera si possono presentare anche con una formazione rimaneggiata. Comunque partite interessanti che fanno onore al nostro campionato a 7 della WISP e che cerchiamo di seguire anche grazie a questa trasmissione il più possibile. Bene, si sono giocate alcune gare della sesta giornata. Noi abbiamo seguito il match tra Elettrodomestici Salvati Piero e SD Campomaggio. Chiedo alla regia di far partire il servizio. Vittoria per 10-4 del Campomaggio in trasferta contro gli Elettrodomestici Salvati Piero. A dire questo risultato sembrerebbe una vittoria netta da parte del Campomaggio, ma non è stato così. Perché? Perché nel primo tempo il match è stato molto equilibrato. Poi nella ripresa sono usciti fuori gli ospiti con Carpinelli, Axinia, Fornelli, che sono stati i protagonisti assoluti di questa partita. Sicuramente c'è da dire che il portiere Romanelli del Campomaggio è stato uno dei migliori in campo. Gli Elettrodomestici Salvati Piero hanno fornito una buona prova, ma come detto, di fronte a un Romanelli in formato super e di fronte al fatto che gli avversari hanno sfornato una grandissima prova sotto tutti i punti di vista, c'è stato poco da fare. Con le immagini sui riflessi filmati di Massimiliano Proietti, cari amici, ci andiamo a vedere questa partita. La gara si accende subito con i padroni di casa che fanno la voce grossa. Al secondo gran tiro di Fedorov e 1-0 per il Salvati team. Un minuto dopo arriva anche il bis con una grande giocata di Lucianetti che firma il 2-0. In tema di belle azioni sicuramente da citare l'1-2 di Terzoni al sesto, che dà e riceve di nuovo palla battendo poi Stella. Sale in cattedra il portiere Romanelli, protagonista al decimo e al dodicesimo, di due grandi interventi. Non saranno gli unici durante la partita. Sta di fatto che al 27esimo il rasoterra di Carpinelli su punizione vale il 2-2 e poi in chiusura di tempo ancora Romanelli dice no al bel tiro di Lucianetti. La ripresa si accende subito. Al primo il miracolo questa volta è di testa, che toglie con un volo il colpo di testa di Fornetti destinato a finire in rete. Al secondo però il portiere del Salvati team non può nulla sul tiro di Carpinelli deviato da un giocatore locale che vale il 2-3. Match che viene riequilibrato prontamente dalla magia di Fedorov, al quarto, che consente ai padroni di casa di andare sul 3-3. Da qui in poi però il Campomaggio dà il gas. Al sesto assist di Axinia per Carpinelli che fa 3-4. Un minuto dopo Sesini serve a Fornelli la palla del 3-5, che viene messa in rete dal numero 7 ospite. Il Salvati team prova a riaprire la gara, ma al dodicesimo deve fare i conti anche con la sfortuna. Il bolide di Lucianetti si stampa sul palo. E così al tredicesimo Fornelli manda in orbita Axinia, che sigla il 3-6. Neanche 60 secondi e il giocatore del Campomaggio si ripete segnando il 3-7 con uno splendido tiro al volo. Al quindicesimo assist di Taverna per Fornelli che fa 3-8. E con il Salvati team alla ricerca di un gol e tutto in avanti, gli ospiti vanno a nozze. Tanto che Carpinelli al 21esimo realizza il 3-9, che diventa 3-10 con il pallonetto di Taverna al 25esimo. Al Salvati team non manca l'orgoglio e così al 26esimo, dopo un altro miracolo di Romanelli su Sillani, il tap-in di Candelori vale il 4-10 finale.
Per gli ospiti quindi una tripletta di Carpinelli e bis per Axini e Fornelli. Ai padroni di casa non è bastata la doppietta di Fedorov. Campomaggio ancora a punteggio pieno, che si conferma in testa alla classifica insieme allo Postaccio e al Ponte San Lorenzo. Sicuramente questo risultato da murare agli ospiti, per continuare a lottare per il primo posto. Terza sconfitta invece per il Salvati Team. Primo tempo direi molto equilibrato, poi nella ripresa siete usciti fuori. Sì, diciamo che insieme a noi loro e il Ponte San Lorenzo sono le compagini più attrezzate per vincere questo campionato, quindi era fondamentale. E sì, alla lunga nel secondo tempo siamo usciti fuori fortunatamente, grazie anche a giocatori che ci hanno dato una grossa mano e speriamo bene per il proseguo. Quanto è importante questa vittoria per il Molara? A questo punto, cioè, non vi nascondete, siete in lotta per il primo posto. I favoriti secondo me è il Ponte San Lorenzo, quindi ancora noi ci nascondiamo. Però sicuramente da morale, perché veniamo da 3 vittorie di fila, questa è la quarta. Quindi siamo lì, siamo primi insieme a loro e ce la giocheremo fino alla fine, speriamo. E speriamo a maggio di andare a Misano, sarebbe un bel traguardo. Bene, abbiamo visto le immagini, chiedo al presidente Todisco di commentare quello che ha visto. Beh, innanzitutto faccio i complimenti a Lupo Staccio perché mi hanno descritto che l'ambiente loro è un ambiente sereno e questo è importantissimo per quanto riguarda l'UISP, che punta a queste cose, sicuramente al divertimento. La vittoria è importante perché piace a tutti vincere, ci mancherebbe che qualcuno dicesse mi piace perdere, quindi è importante quello, ma è importante soprattutto divertirsi e creare un ambiente sereno all'interno delle squadre. Vedo un bel calcio, questo è importante, il calcio UISP ho visto che ci ha avuto un'evoluzione veramente veramente veloce e praticamente anche perché i ragazzi vengono da magari da vivaio, da squadre, hanno cominciato da bambini e quindi hanno i fondamentali necessari e quindi la tecnica è migliorata nettamente e questo ci fa veramente onore a noi dell'UISP. Bene, chiedo a Marco Lucarelli, vi fa paura a questo punto, viste le immagini, il Capomaggio che fa qua 10 gol all'Elettrosalmessi di Salvati Piero? Beh, sicuramente è una squadra da tenere sotto osservazione perché loro sono anni che fanno un campionato di vertice, diciamo. Sono una squadra molto competitiva con dei giocatori che hanno giocato a calcio anche a buoni livelli, quindi sicuramente hanno tutte le carte in regola per dire la propria in questo campionato. Sono un'avversaria tosta e della prossima settimana avremo di mercoledì con loro anche lo scontro diretto, quindi questa partita ci dirà veramente quanto vale. Vediamo, speriamo bene, sarà una settimana cruciale la prossima. Comunque noto che questo campionato è molto lungo, ci sono ancora diverse giornate. Secondo te come ci si prepara? Cioè, tutti scontri diretti, cioè, come lo affrontate voi questo campionato di Serie A? Affrontiamo, diciamo che per prima cosa, allora come dicevo prima il Presidente, l'importante è lo spirito, allora, che se si vince ben venga. Però comunque non è il risultato è importante e poi come dipende, le partite, ogni partita ha una storia a sé, quindi è difficile perché poi ci sono gli impegni, poi una sera va a giocare rimaneggiato, se siamo al completo diciamo noi non temiamo nessuno, e possiamo dire la nostra tranquillamente. E poi speriamo, tante volte ho fatto anche dei episodi il calcio, anzi soprattutto, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e diamo il massimo. Presidente Bernardi, sei d'accordo con quello che ha detto il tuo giocatore? Sì, assolutamente. Adesso viene una settimana abbastanza complessa, la classifica parla chiaro, insomma, quella che abbiamo visto, e noi lunedì affrontiamo Ponte San Lorenzo e mercoledì affrontiamo Campomaggio. Da lì quello sarà sicuramente una settimana, un crocevia importante per il campionato. Poi come quello che viene viene, insomma, effettivamente come ha analizzato, insomma, bene da Marco,
noi siamo un po' gli outsider, cioè la squadra che nessuno all'inizio campionato dava per possibile vincitrice. Insomma, anche le parole di Romanelli, insomma, parlano chiaro. Lui ha visto, parla del Ponte San Lorenzo correttamente, perché sono anni che vince il campionato anche regionale, quindi è una realtà affermata. Campo Maggio è un'altra realtà molto affermata, e Salvati è un'altra realtà che negli anni ha fatto sempre bene. Insomma, sono le tre squadre, Ponte San Lorenzo, Campo Maggio e Salvati, che negli ultimi tre anni si sono un po' contese per i tre posti. Quindi noi siamo gli outsider e tali vogliamo rimanere, insomma, almeno fino a quando sorpresa. Speriamo di continuare a essere la sorpresa, come lo siamo stati sicuramente nella prima fase del campionato, quello sì. Bene, chiusa questa ricca parentesi con il calcio a 7, chiedo alla regia di mandare in onda i risultati del calcio a 11 del comitato provinciale WISP. Orte Papigno 2-3, questa era l'ottava giornata di ritorno. Orte Papigno 2-3, Irish Pub Amici di Enzo 1-9, Conca Miranda FC Lupetto 1-1, Soccer AMR 4-0, Strettura Ferentillo 2-4 e Gramsci Etti 3-6. Per una classifica che vede Amici di Enzo e AET 34, Soccer 30, Gramsci 28, Ferentillo Valnerina 26, Acqua Sparta 20, Papigno 19, Genin Palestina 17, Miranda FC Lupetto 11, Conca United, AMR San Valentino e Strettura 10, Orte 9 e Irish Pub 7. Con l'asterisco sono le squadre che hanno una gara in meno. Avvocato, un commento rapido a questa classifica. È vero che gli Amici di Enzo non hanno una partita in meno, però c'è l'aggancio in vetta da parte dell'AET. Sì, l'AET però devo dire che ha avuto tra l'altro il big match ed è uscita con un risultato quasi roboante, potremmo definirlo, perché comunque si scontrava con la Gramsci, che sappiamo bene appartenere al gruppo di testa della classifica, e quindi essendosi imposta in maniera così netta, almeno nel risultato, io la partita devo dire che non l'ho vista. E giustamente, diciamo, sta veleggiando in vetta la classifica insieme agli Amici di Enzo, che invece hanno avuto un incontro, uno scontro, diciamo così, un pochino più leggero dal punto di vista quantomeno del risultato, contro gli Amici dell'Irish. E non è che sono sorpreso, la IT quest'anno, insomma, l'abbiamo detto più volte, è una delle squadre più attrezzate del campionato. Bene, siamo in chiusura con la trasmissione. Chiedo al presidente Todisco, oltre alla maratonina di Pasqua, quali sono le iniziative future, e poi se puoi fare qualche saluto, non so se... Sì, certo, senz'altro. Beh, dunque, le manifestazioni future, noi questo mese di aprile e inizio maggio ci abbiamo diversi appuntamenti, vale a dire il Vivi Città il 15 aprile, il 1 maggio abbiamo il Giro del Lago di Piedilugo, che diciamo è la manifestazione clou che, sia della podistica interamna sia dell'UISP. E questo, ecco, l'impegno sarà massimo in questo mese, a partire da domenica naturalmente per la maratonia di Pasqua. E una cosa, ecco, che volevo fare, innanzitutto ho rivisto Marco, che ho conosciuto, che era così, e naturalmente sono passati parecchi anni, e naturalmente saluto il papà Gianni Lucarelli, che siamo stati insieme, abbiamo diviso anche l'appartamento in trasferta, quindi sì, senz'altro. E saluti a te, alla signora Carla, da Lucampione, perché così mi chiamavano allora. Bene, siamo in chiusura, ringrazio tutti gli ospiti, a partire dal presidente Todisco, buonasera. Buonasera. E ringrazio anche vivamente gli ospiti del Lupo Staccio, ovvero il presidente Simone Bernardi e il capitano, nonché bomber, Marco Lucarelli. Buonasera, grazie a voi per averci ospitato. Ringrazio anche l'avvocato Francesco Allegretti per la sua presenza. Grazie, Gianni.
Vi do appuntamento alla prossima puntata di Pianeta Wisp, che ci sarà la prossima settimana, come di consueto ogni giovedì intorno alle 21 siamo in onda. Per quanto riguarda le eventuali repliche, c'è il canale di YouTube di Tele Galileo, dove verranno caricate tutte le puntate di questa Pianeta Wisp, e quindi non mi rimane altro che augurarvi, cari telespettatori, una buona serata e darvi appuntamento la settimana prossima. Buonasera. Arrivederci. Buonasera.